Alberto Salmaso di Idea Padova. Oggi presentate un'idea, diciamo, molto forte e alquanto innovativa. Assolutamente sì, noi reputiamo che per dare le risposte ai cittadini non servono soltanto i programmi che enunciano i problemi, ma bisogna dare delle soluzioni anche fattive per poter venire incontro alle esigenze dei cittadini. Allora, Idea Padova, in un punto del proprio programma, è riportare Padova quale sede capitale del Veneto, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista istituzionale, sia da un punto di vista anche di vicinanza nei confronti dei cittadini. Cosa proponiamo? Proponiamo che tutti gli uffici regionali, di cui ci sono circa 3.000 dipendenti che vanno tutti i giorni a Venezia, vengano trasferiti a Padova per comodità logistica, in senso Padova è in mezzo al Veneto, quindi comoda per tutte le province della regione, per poter riqualificare una zona di Padova che è la zona industriale nord e creare quel complesso di Padova City che possa essere vicino al territorio e dare le risposte che tutti i cittadini necessitano dagli uffici regionali, quindi dagli uffici pubblici. Questo porterebbe a un risparmio sicuramente in termini di tempo e di lavoro. Ad ogni famiglia andare a Venezia costa a ogni dipendente 3,60 € il biglietto di sola andata. Annualmente ci sarebbe un risparmio solo per questi dipendenti di 1.000 €, più di 1.000 € all'anno, cioè quasi un'intera mensilità. Noi crediamo che in questi tempi di crisi anche dare delle risposte innovative, sicuramente che saranno osteggiate da parte di qualcuno, ma a noi non interessa, dobbiamo venire incontro a un servizio pubblico che semplifichi l'accesso agli uffici, alla cittadinanza, ma soprattutto permetta anche di razionalizzare e di economicizzare tutti quei costi che come uffici regionali noi, a noi cittadini e noi della Regione Veneto, costano tantissimo, proprio perché a Venezia i costi di ordinaria manutenzione sono elevatissimi. Pertanto noi proponiamo tre cose. Primo, anche qualora non venisse accettato in sede istituzionale, anche un referendum per sentire cosa ne pensano i cittadini veneti, padovani e anche delle altre province. Per quanto riguarda portare a Padova tutti quanti una cittadella della pubblica amministrazione e dei servizi regionali, quindi che interessano tutti. Secondo, con questo si potrebbe anche riqualificare un'intera zona, cioè la zona industriale nord di Padova, che dal 2004 esistevano 250 circa attività produttive, adesso dovrebbe essere andata addirittura sotto ad un terzo, e quindi riqualificare una zona totalmente abbandonata e lasciata probabilmente alla delinquenza, perché noi crediamo che non sia la criminalità che porta al degrado, ma il degrado che porti alla criminalità, e pertanto vogliamo riqualificare quella zona per poter unire quindi sia l'effetto di semplificazione nei confronti dei cittadini, sia di riqualificazione urbanistica, sia soprattutto di risparmio per tutti quei cittadini che sono obbligati, fortunatamente in questi tempi, ad andare a lavorare, ma che buttano via letteralmente per trasferirsi, per andare a lavorare, un'intera mensilità per quanto riguarda appunto le spese familiari e non solo.